Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'Unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Lode a te, ecco, questo è il Vangelo che ci propone la liturgia nella quarta domenica di Quaresima. Questa quarta domenica di Quaresima è quella domenica in cui la Chiesa ci invita a rallegrarci, a vivere nella gioia. Questo chiaramente tutte le domeniche e tutti i giorni, però ecco, la liturgia ha dei momenti particolari. Questa quarta domenica di Quaresima è un invito appunto a stare lieti nel Signore. Il motivo di questo rallegrarsi ci viene proprio dal Vangelo appena ascoltato. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco, il Signore Gesù non è venuto per condannare, ma è venuto per salvare. Quindi ecco, questa grande verità il Signore ci chiede di tenerla nel nostro cuore, di custodirla, come ha fatto la Madonna, custodire questa verità che è in sostanza il centro di tutto il Vangelo. La buona notizia è proprio questa: Dio non viene a condannare, ma viene a salvare chi era perduto. In questo senso mi fermerei un attimo sulla prima lettura, che non sto a leggere, che è questo brano dal secondo libro delle Cronache, che ci introduce a quello che è il Vangelo di questa domenica. Questo brano lo si può dividere in cinque momenti e ci fanno capire la dinamica del peccato e della grazia e le loro conseguenze. Il primo momento è la disobbedienza dell'uomo ai comandamenti di Dio e la conseguente malattia spirituale. Allora, in quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio. Praticamente il popolo eletto da Dio vive un'infedeltà verso Dio, disobbedisce ai comandamenti di Dio e quindi, allontanandosi dal Signore, si ammala spiritualmente. Il peccato altro non è che la malattia dell'animo, la malattia dello spirito. Il secondo momento è la compassione di Dio. Quindi davanti a questo allontanarsi dell'uomo dall'unico sommo bene che è Dio, il Signore ha compassione di questo popolo,
quindi soffre con lui. E allora cosa fa? Il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Questo è il secondo momento. Il Signore, quando l'uomo si allontana da lui, quando l'uomo lo offende con il peccato, il Signore ha compassione, nel senso che soffre insieme a lui. E allora manda i suoi messaggeri a ricordare all'uomo che il motivo della loro sofferenza è proprio questo peccato. Il terzo momento è il rifiuto dell'aiuto di Dio. L'uomo, in questo caso il popolo eletto, rifiuta tutti i messaggeri che il Signore manda e anzi si prendono gioco di loro, disprezzarono le sue parole e schernirono questi profeti. Ecco, cosa fa il peccato quando viene vissuto abitualmente? Ecco, l'abitudine di una vita di peccato indurisce il cuore, anestetizza la coscienza e provoca una cecità spirituale. Quindi il Signore parla, ma l'uomo non ascolta. Di conseguenza, il quarto momento è l'ira di Dio. L'ira di Dio cos'è? In definitiva si potrebbe dire, penso, che l'ira di Dio altro non è che l'uomo ostinato lasciato a se stesso. Quando l'uomo si ostina, non ascolta l'aiuto e la parola di Dio, diciamo che scoppia questa ira di Dio, ma altro non è che l'uomo lasciato a se stesso, senza la protezione di Dio. E allora in questo caso il popolo viene deportato a Babilonia e ridotto in schiavitù. Il quinto momento è la misericordia di Dio. Ecco, la misericordia di Dio è sempre in atto. Anche le apparenti punizioni, anche le apparenti punizioni che possono sembrare punizioni e castighi, in realtà è sempre la misericordia di Dio. In che senso? Il popolo di Dio era talmente indurito e ostinato nel peccato che solo grazie all'umiliazione che è venuta dalla riduzione in schiavitù, dalla distruzione del Tempio, solo grazie a questa umiliazione l'uomo torna a rivolgersi al Signore, torna a invocare Dio. Il cuore di questo popolo cambia, cioè torna umile, torna a essere umile, e questo grazie all'umiliazione che subisce. Allora, quando il cuore di questo popolo è pronto, il Signore libera il popolo di Israele dalla schiavitù babilonese, suscitando lo spirito del re Ciro, il re della Persia, riportando tutti nella Terra Santa e ricostruendo il Tempio Santo di Gerusalemme. Questa misericordia di Dio raggiunge la sua massima espressione con Gesù. Ecco, quando il Padre non manda più i suoi messaggeri, i suoi profeti, ma manda lo stesso suo figlio, l'unigenito figlio di Dio, Gesù, a offrire la sua vita per tutti gli uomini e a pagare il prezzo di tutti i peccati di tutta l'umanità. San Paolo nella seconda lettura ci dice che per grazia siamo salvati, mediante la fede siamo salvati, otteniamo la salvezza, non per le opere, non sono le opere buone che ci ottengono la salvezza, non sono i nostri meriti che ci ottengono la salvezza,
ma l'uomo si può salvare solo grazie ai meriti di Gesù Cristo. In questo senso, San Paolo certo che non vuol dire che basta credere in Gesù e le opere non servono. Dirà anche in un altro passo che la fede senza le opere è una fede morta. Per capire questa verità, penso sempre al buon ladrone. Il buon ladrone, dopo una vita di peccato mortale, prima di morire sulla croce, rivolgendosi a Gesù, pentito dei suoi peccati, chiede a Gesù: Signore, ricordati di me quando sarai in paradiso. E la risposta di Gesù è inequivocabile: oggi sarai con me in paradiso. In questo senso si capisce la parola di San Paolo: l'uomo è salvato per la fede in Gesù. E poi, ecco, mi faccio tutto un mio film e mi immagino assurdamente, paradossalmente, che se il buon ladrone non fosse morto, fosse stato tirato giù dalla croce per un motivo o per un altro, che uomo sarebbe stato? Sarebbe stato un uomo di tante opere di misericordia. Sarebbe stato un uomo che avrebbe speso la sua vita a fare del bene agli altri. In questo senso si capisce che l'uomo è salvato per la fede in Gesù, ma le opere sono la conseguenza naturale di una vita redenta e salvata grazie alla fede in Gesù. Ecco, quindi ringraziamo il Signore per questa sua parola, affidiamoci a Maria Santissima perché ci aiuti ad essere sempre più simili a Gesù, suo figlio, buon pastore, e auguro a tutti una buona Quaresima.